Benvenuti, buongiorno. Dove stiamo? Su Brawl Stars, incredibile, ma ci sta qualcosa di strano. Che non penso possiate notare questo che vedete. Però se faccio così, osservate bene, una cosa incredibile. Oh, scompaio io? E cosa esce? Esce un nome diverso dell'account, perché beh, sì. Questo è proprio un account che parte da zero, da niente, dalla terra, come le nostre più care origini. E in questo account io ho intenzione di diventare il migliore. Non è vero. Entriamo in una partita con il nostro caro Barley. Eccolo qua. E i nostri bot incredibili con i quali combatteremo anche questa giornata. Ovviamente, come nemici, mo mi toccano questi simpatici bot perché. Perché iniziando da zero il gioco non è che ti mette davanti contro i giocatori più forti della serie, dei vincitori del gioco del mondo. Quindi ci toccherà combattere un po' con questi bot. Così che potrei non dirvelo, ma prima ci ho perso tipo 7 partite contro. Quindi apprezzate la mia onestà, per favore. Adesso facciamo un attimo una ulti laggiù. Così datene a bada questo qua con lanciamissili. Ci prendiamo le sue medagliette, facile facile. E poi pensiamo alla mummia, che almeno credo sia una mummia quella roba là, non ho mai capito che roba è. Tieni, tieni, che poi che lascia la puzza. Oh, questa lascia la puzza. Siamo solo noi e Munna il musicista. Tiriamo qua e lui va di là, ovviamente. Ma attenzione, come si è fatto a curare? Come si è fatto a curare? Non mi dite che questo sicuro. Non me lo dite, non me lo dite. Anzi, ditemelo. Ditemi, Mario, quello sicura. Il musicista sicura. Ho fatto 40 trofei con questo. Intanto vi dico pure che il nostro amico qua è a livello 6. Lo volevo portare a livello 7, ma non abbiamo i soldi perché. Povertà! Quindi, piano piano, adesso ci farmiamo i soldini. Ci esciranno da qualche scatoletta a forma di stella. E riusciremo a portare anche i nostri eroi a livello altissimo fino a sbloccare le ranked e a dominare il panorama competitivo di Brawl Stars. Che è successo? Ho per sbaglio chiuso tutto. Ma non vi preoccupate perché? Perché siamo ancora qua. E adesso guardate qua che faccio una tripla uccisione là in mezzo. Così, guarda. Ci dovrebbe sta uno che tira le frecce qua, questo con l'arco. Che non so come si chiama. Sto in una brutta situa qua. Sto in una brutta situa che. Non dirò niente a riguardo. Non dirò nulla. Shh. Non dirò assolutamente niente. Va bene, capita, capita, va bene. Io lo sto a far vedere così per farvi divertire. Prendiamo questi punti così che sblocchiamo. È il primo! Al primo! Adesso levalo. Inizia a sbloccare un nuovo brawler super raro. Jesse che mette le torrette che avevamo giocato nel mio profilo, vero? Dai, continuiamo così. Sblocchiamo le quest. Che quelle ci permetteranno di avanzare in maniera leggermente più veloce. Così che possiamo fare qualcosa di più decente. Oddio, guarda che bella questa skin. È incredibile. È assurda. Iniziamo a prendere sta casa qua solitaria. Che è la cosa migliore che ci può capitare di fa. Perché ho capito che questo personaggio va giocato così, di nascosto. Va giocato nelle ombre, no? Devi capire come affrontare i nemici prima di buttarti in mezzo. E guarda qua. Come capisco ad affrontare i nemici. Ma è Zero Bot! Zero Bot è il mio bot preferito. Capita sempre. Vai Barley però, cammina un po' più veloce. Stai un po' lento, eh. Qua ci sta qualcuno. Eccoli qua. ASSSSSSSS. Guarda come si mettono nomi belli sti bot. Tu mi stai antipatico tu che tiri le frecce, quindi ti becchi la ulti pure se c'ho uno che mi sta a menà. Perché ti odio, tizio con le frecce. Vai nel mio fo. Zero Bot è un avversario temibile, raga. Zero Bot è un avversario temibile. Guardalo come combatte allo stremo delle sue forze che mo sta qua io lo acchiappo. Guarda come mi sta a scappa Zero Bot. Guardalo come se ne va, come si salva in maniera incredibile.
Come se sapesse tutte le chiavi. Ah, attenzione. Tiro la super alla mummia. Pecca di questa. Non ti puoi salvare, dove vai? Dove scappi? Ma guarda, come si incavolano sti bot. Oh, ma quanto lontano acchiappa questa. Tira sta puzza schifosa. Toh. 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 Guarda, arriva più lontano delle mie bombe. Toh. Toh. Guarda, qua è inacchiappabile. Fortissima. Mi costringe a tirare la mia ulti lì. Aha, abbiamo acchiappata, sta lì. Facile. Molto facile. Molto facile. Bravo. You are number one. Dici bene, gioco. Sono il numero uno. Il numero uno. Lo dice il gioco, non lo dico io. Andiamo avanti. Finalmente. Possiamo sbloccare le drop dalle cose, vincendo le battaglie. Era ora, quindi adesso vinciamo un po' di drops, che mi servono dei solds per potenziare i personaggi. Vediamo se ci sta Alien Bot là. No, non ci sta. Attenzione, zero bot non c'è. Potrebbe essere una partita rischiosa senza le abilità di zero bot. Ci abbiamo nome coreano là, che si lancia diretto nel mezzo e noi tiriamo le nostre bombe. No, dobbiamo togliere di mezzo il fantasmino là. Perché è troppo... Mamma mia, che missile che mi ha tirato questo. Dobbiamo togliere di mezzo quello perché è troppo forte. Ok, perfetto. Grazie, tizio con le frecce. Tizio con le frecce, non t'azzardà proprio avvicinato a me, capito? No, mo dobbiamo togliere il tizio col sombrero qua. Così si fa, guardate. Che abilità sfrontata. Guardate come non l'ho acchiappato con una botta. Fortuna che è un bot e non capisce che si deve prendere le scossette per diventare più forte di me. Ma questo non ti aiuterà. Non ti aiuterà, alien, che mandi le faccine. Sì, 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 sì. È incredibile, mi sto impegnando così tanto a una battaglia contro i bot, perché sti cosi sono incavolati come le bestie. Ma che ho fatto per meritarmi sta gente? Cioè, questi stanno letteralmente ad aspettare solo a me. Toh. E guarda, si è curato qua, guarda come si cura qua. Magna di questa, vede se ti curi un'altra volta. Magna di pure questa. Vedi un po'. Vedi un po' di che sa. Questo sapore di sconfitta. Com'è? Descrivimelo. A parole tue da bot, però me lo devi descrivere. Quindi io aspetterei. Super raro? Super rare. Incredibile. 100 coins. Allora, qua è successa una cosa un po' imbarazzante. Ovvero, visto che era entrato qualcuno in stanza, ho ben deciso di mutare il microfono, giustamente, perché stavo là, ho detto, vabbè, intanto lo muto, anche se non serviva, perché comunque ho tenuto la registrazione in corso, e quindi, come potete vedere, il gioco è andato avanti. Solo che io, avendo mutato il microfono, mi sono scordato di smutarlo, infatti, come vedete dalla mia simpatica faccia da babbeo, io là stavo a dire tutte le belle cose che mi succedevano, tutte le quest viste, tutti gli oggetti del pass presi, i bot nemici che mi capitavano, li stavo elencando tutti come al solito. Ma come potete vedere il suono che proviene non è lo stesso, perché ci sto a registrare adesso della voce sopra. Perché sennò vi beccavate queste ultime due partite, mi pare sono due o tre, non mi ricordo, mute. Quindi ne approfitterò per parlarvi del personaggio che stiamo usando, ovvero Barley, si chiama in inglese, non so come si chiama in italiano, Maurizio mi pare. È un personaggio che mi sta a piacere molto perché c'ha un range assurdo, tira le cose lontanissimo e poi c'ha la skin di Kid, del mago di Clash Royale, quindi è figo. E mi ci sto trovando molto bene, quindi potrebbe essere uno dei primi personaggi che inizio a portare a livello alto per farci magari le ranked, perché il mio piano è fare le ranked ovviamente, vedete. Dove arriviamo? Quindi sto Barley è precisamente uno di quelli che ci serve. Perché mi pare ne servono 3 a livello 9, se non sbaglio. O così avevo visto. O 3 o 6, non mi ricordo. Ma penso 3. 6 sono tanti, accontentatevi. Comunque, come potete vedere, le battaglie ho sempre molto combattute con i bot che non sanno nemmeno perché stanno sopra sta terra. E io che... probabilmente sbaglio pure e non riesco manco a vincerle, quindi qua ve lo dico, se siete arrivati a questo punto del video, innanzitutto vi rispetto molto perché la maggior parte della gente non è capace di vedere così tanto un video.
Quindi scrivete nei commenti hashtag fotocopiatrice e datemi consigli su come gioca Barley, perché lo voglio imparare bene, meglio, super bene. Voglio vincere tutte le partite con lui e la mia vita. E qua facciamo un'altra partita, ovviamente, sempre con i bot, però ho capito che sta strategia dell'allontanarmi prende quelle due o tre casse che stanno fuori lungo i bordi della mappa. E poi combatte con qualche bot che va avanti. È una strategia che funziona. Qua ovviamente la signorina dell'orso mi ha lasciato st'orso appresso, che io pensavo dopo un po' si stancasse dal corrermi dietro. Ma a quanto pare mi sbagliavo e ti viene appresso fino a che, boh, non cambi partita, non te vai a dormire. Una cosa incredibile. Ti segue fino in capo al mondo. Poi la tizia si è nascosta là dentro. E ovviamente io faccio un tipo di danno diverso rispetto a lei, quindi lei se mi arriva da vicino lei mi distrugge. E qua succede che una combo tra due babbei mi porta via la vittoria. Ma va bene, succede anche questo, come potete vedere stavo per piangere perché ero molto triste. Sapete per quale altro motivo sono triste? Perché non vi iscrivete, non mettete like, non condividete i video con tutta la vostra famiglia, così da spammarli dappertutto. Quindi facciamo un'altra triste è terribile partita perché, diciamocelo, non è che è andata bene questa. Non possiamo fare di peggio. Quindi vediamo un po' questa che succede. Perché io non me le ricordo, ovviamente, ve lo dico. Queste le ho fatte. Ah, qua è dove ho trovato l'altro maghetto rosso, però. Queste le ho fatte pensando di aver registrato, ma non avevo registrato. Quindi è stato molto meme. Ci sta Jackie col trapano qua, che mi pare si chiama Jackie o Jessie, non mi ricordo. Che si è magnata tutte le mie bombe. C'è stata in mezzo a farsi un bagno di fuoco e non le è fregato niente perché lei è un tank, quindi di vita c'ha tipo il quadruplo della vita che ho io. E poi mi veniva imbruttì di nuovo, è stata una cosa terribile, un'esperienza terrificante. Cioè è cattivissimo come bot questo. Ha pure urtato, così a caso. E qua ovviamente mi scappa perché sono un fenomeno, mi sono fatto favori dall'altra persona. Però qua mi sono accorto che mi ero mutato. Ho registrato finora l'audio della partita col microfono mutato, me ne sono accorto adesso. Questa giornata di registrazione sicuramente non è delle migliori, non mi sta aiutando per niente. Credo che qualcuno mi stia mandando delle macumbe, quindi vi dico che ci vediamo al prossimo video, perché seriamente non c'è speranza.